Consiglio regionale dice no ad una nuova struttura militare nella ex base radar di Coltano sul territorio pisano. Così si chiede un ripensamento e l'individuazione di soluzioni alternative da negoziare con il governo e le autorità militari. L'Aula poi ha anche approvato 3 mozioni, una ciascuno per Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. No ulteriori edificazioni nel parco. La base militare si può realizzare ma fuori dal parco, utilizzando anche immobili, penso a quelli di proprietà della regione, che possono essere riutilizzati, riqualificati, utilizzando altre caserme già a disposizione. Il nostro obiettivo era chiaro, oggi il Consiglio regionale su questo ha messo un punto, sono contento del lavoro che il Presidente Gianni ha portato avanti in queste settimane. Un bel passo in avanti e spero che insomma si possa proseguire in questa direzione. Come Fratelli d'Italia abbiamo preso una posizione molto chiara, ovvero nessuna pregiudiziale ideologica di contrarietà rispetto al fatto che nel territorio pisano possa arrivare un centro di addestramento per i carabinieri, anzi ne saremmo orgogliosi, nessuna pregiudiziale nemmeno rispetto al fatto che possa essere fatto all'interno del parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore e non all'interno di San Rossore come si è in maniera strumentale voluto far passare. Quella zona, Coltano, non c'entra niente con San Rossore, è una zona marginale del parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore, tra l'altro prospiciente una discarica, un inceneritore vicino all'area industriale di Montacchiello e di Ospedaletto, un'area fortemente degradata, la ex stazione radar di Coltano è in situazioni di fatiscenza. Pensiamo però che sia necessario e opportuno che quel progetto faccia un percorso all'interno delle sedi istituzionali. Raccogliamo con estremo piacere apertura e disponibilità del Presidente della prima Commissione del Comune di Pisa, della Commissione Urbanistica, Maurizio Nerini, a incardinare quel progetto all'interno della Commissione, perché riteniamo che sia giusto e opportuno che il Consiglio Comunale di Pisa sia a conoscenza di quel progetto, come non lo è stato fino ad ora. Così come è stato presentato, questo progetto è apparso immediatamente irragionevole per i volumi e per come è dislocato. Qualcuno parla infatti in aula di un'area marginale del parco, ma si tratta in realtà di un'area vocata a agricoltura biologica e soprattutto un importante cuscinetto tra il tessuto sociale ed economico del territorio e il parco regionale. Il fatto che questa proposta sia stata calata in maniera così improvvisa dall'alto non è piaciuto sicuramente agli abitanti, neanche alle istituzioni, e la Regione Toscana ha fatto bene a cercare una soluzione alternativa, anche perché si andrebbe a parlare di 73 ettari di terreno vergine ad alto valore ambientale a fronte di quello che dovrebbe essere il gancio evocato, quindi la bonifica di 5 ettari, anche meno, di un'ex stazione radar. Passare da 53.000 metri quadrati a 730.000 metri quadrati in un parco come quello di San Rossore è una speculazione, diciamo, edilizia pubblica in un ambiente che deve essere invece tutelato, promosso e qualificato. Si può condividere dove fare questo intervento, meglio se farlo dove ci sono degli opifici dismessi che possono essere recuperati o dove ci sono dei locali abbandonati, ma sicuramente non in un parco regionale che è famoso nel mondo per il proprio pregio di carattere ambientale. Quindi siamo contrari, bene l'approvazione del nostro atto per dare forza al Presidente Gianni per contrastare questo intervento. Riteniamo in sintonia con tantissimi di quelli che si sono espressi che questo intervento, per l'impatto che produce sul territorio, non debba essere realizzato all'interno di un'area protetta, e quindi chiediamo tutto l'impegno possibile al nostro Presidente e alle altre istituzioni affinché si adoperino in un confronto con le istituzioni governative per cercare di evitare che vengano occupati questi 73 ettari all'interno del Parco di San Rossore per questa realizzazione. Io credo che questo potrà riuscire, anche perché abbiamo molto apprezzato la disponibilità dell'Arma dei Carabinieri, che ha detto di non voler comunque realizzare questo tipo di intervento contro le comunità locali.
Difensore civico, l'Aula a maggioranza approva una risoluzione, 22 voti a favore, 9 contrari ed un astenuto. Urgente adesso provvedere alla nuova nomina del presidente dopo le dimissioni di Sandro Vannini, ampliando poi l'offerta delle attività. Si sta per aprire una stagione di riforme anche per quanto riguarda le figure di tutela e noi auspichiamo che si possa arrivare a una figura unitaria di difensore civico che possa rappresentare davvero tutti, la cui durata possa essere superiore a quella della consigliera e che magari possa essere collegiale in modo tale da trattare le varie istanze con singoli soggetti che siano ad essi veramente destinati. Il problema è sempre quello delle risorse, degli strumenti, del personale adeguato. Noi abbiamo espresso un voto contrario perché ecco, soprattutto le dimissioni ci hanno ecco, veramente lasciato un po' ecco, sorpresi. La proposta di risoluzione comincia a far intravedere una prospettiva possibile, è quella, anche visti gli esiti della gara sul trasporto regionale, che oggi è un lotto unico per tutta la Toscana, visti gli altri grandi servizi, rifiuti e gas, si comincia a pensare che l'ufficio del difensore civico, ove opportunamente potenziato, possa essere anche per quel tipo di servizio un punto di riferimento anche formale per i cittadini in accordo con le autorità che regolano queste materie sui servizi pubblici a livello regionale e nazionale. E ovviamente si prende atto delle dimissioni del Presidente perché ha ottenuto un altro incarico e si auspica la pronta sostituzione del difensore civico. Non abbiamo capito se si è dimesso, se lo ha dimesso il Presidente del Consiglio regionale perché si è accorto di un'incompatibilità. Fatto sta che a un certo punto il dottor Vannini, da difensore civico, si ricorda il suo vecchio patentino di giornalista e decide di candidarsi e vince la selezione pubblica per andare a fare il direttore dell'organo di informazione della Giunta regionale. A me risulta che quando si fa parte di un organo di diritto privato o finanziato dall'ente pubblico che poi ti conferisce un incarico, prima di accettare un incarico o si sta 2 anni fermi, e non è il suo caso, o si spiegano le cause di incompatibilità. E quindi sono curioso, perché ancora non abbiamo visto gli atti, di capire come il dottor Vannini si sia potuto candidare al concorso per andare a fare il direttore di Toscana Notizie. Quindi un periodo di più ombre che luci durante il suo operato che si chiude con una bella zona d'ombra finale. Quindi il voto di Fratelli d'Italia, ovviamente alla relazione che ne apprezzava l'operato, non è potuto essere che contrario. Dal Consiglio regionale sale una voce univoca: c'è più bisogno di Europa. Il 9 maggio si celebrerà la festa ufficiale su tutto il territorio toscano, attivato, si afferma dall'amministrazione, un ricco programma di eventi. Una festa dell'Europa che vuol dire ai giovani che c'è bisogno di più Europa, che l'Europa è la nostra comunità di destino e che, come la pandemia e purtroppo questa terribile guerra ci stanno insegnando, abbiamo bisogno di un ruolo più incisivo dell'Europa. Avere Joseph Borrell, sapere che potrà confrontarsi con i ragazzi e le ragazze più giovani che gli porranno domande sul tempo difficile che stiamo vivendo, dà il senso dell'impegno che noi vogliamo porre a questa iniziativa. Consentitemi poi di ringraziare le tante amministrazioni locali che illumineranno di azzurro i loro monumenti principali per mandare a tutta la cittadinanza il senso di questa iniziativa. Il 9 di maggio è la nostra festa, il 9 di maggio è la festa dell'Europa e l'Europa per casa nostra. La presenza di Borrell, che dialogherà con le ragazze e i ragazzi toscani, è proprio un segno della volontà di costruire un'Europa che sia un'Europa più forte, che però sia un'Europa radicata proprio nei territori e nella cittadinanza. Ci saranno tanti momenti che ricorderanno proprio questo obiettivo. Ed è importante sottolineare come il Consiglio regionale e la Commissione delle politiche europee cerca di perseguire questo tipo di obiettivo per, anche in questi momenti così difficili, continuare a costruire e a pensare all'Europa. Credo che dobbiamo dare una corretta informazione ai nostri ragazzi, tant'è che all'interno del nostro documento c'è proprio l'informazione ai ragazzi, la domanda ai ragazzi di cosa è l'Europa secondo loro, perché io ho la sensazione che ancora non ci sia un concetto ben preciso e credo che le opinioni
debbano essere dati per competenze. Cioè, ognuno di noi ha il dovere di esprimere la propria opinione, ma nelle proprie competenze, e i ragazzi e i giovani che dovranno poi dopo farsi la loro opinione dell'Europa dopo aver ascoltato le competenze di tutti gli altri. Questa secondo me è l'esatta informazione che dobbiamo dare ai giovani. Abbiamo necessità di un'Europa che coniughi la crescita economica ma anche con il sostegno ai più bisognosi, ci sia una crescita armonica, vi sia più coesione tra i popoli dell'Europa. Lo dimostra le ultime vicende, dalla pandemia alla guerra tra l'Ucraina e la Russia. Abbiamo bisogno di un'Europa che sappia alzare la testa e che sappia continuare a cercare quella collaborazione politica, quella unione sempre più stretta che auspicava Robert Schuman quando tanti anni fa ha dato con il suo discorso questo senso alla festa che oggi celebriamo. Ma anche noi italiani andiamo a rivedere pagine come il manifesto di Ventotene, abbiamo da poter trasmettere questo messaggio di Europa dei popoli, e lo dobbiamo fare perché ve ne è davvero bisogno. Un'Europa più forte è necessaria per tutti, è necessaria per l'Italia, è necessaria per tutto il nostro continente. Non possiamo schierarsi esclusivamente rispetto a posizionamenti di carattere economico, e dobbiamo anche assumere posizioni forti rispetto alla mediazione, quindi una politica estera che aumenti rispetto a un ruolo, una leadership e una collegialità che possa giocare un ruolo determinante nel contesto internazionale. Quindi mi auguro che della Toscana possa partire un messaggio di pace, un messaggio alla diplomazia internazionale perché si promuova questa iniziativa. In questi due mesi ci siamo resi conto quanto è importante l'Europa per noi cittadini europei, i suoi valori. Ci sentiamo e l'importanza di essere uniti. Quindi più che mai dobbiamo celebrare l'Europa perché è la nostra forza ed il nostro futuro. E quindi diffondere, ricordare ai cittadini europei, ai nostri giovani, quelli che sono i valori dell'Europa, che sono la nostra forza. La Toscana fu la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte nel 1786, grazie all'intuizione del Granduca Leopoldo. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, come anche nel caso di Gregory Summers, oggi sepolto a Cascina, e che alla fine di un lungo processo in cui si è sempre dichiarato innocente è stato ucciso con la pena di morte. E credo che oggi, nel tempo in cui ancora ci sono il 50% degli stati al mondo che utilizzano la pena di morte per risolvere una questione giudiziaria, a noi il compito di urlare forte che questo non è più possibile, che bisogna stare dalla parte giusta della storia, quella dei diritti, e che non si può risolvere una questione per via giudiziaria usando il crimine dell'uccisione. Il grande tema della pena di morte, vista attraverso il rapporto straordinario tra un gruppo di studenti toscani e il condannato Gregory Summers, lontano migliaia di chilometri nel braccio della morte di un penitenziario texano, protagonista del mediometraggio Greg di Giuseppe Ferlito, proiettato al cinema La Compagnia di Firenze. Questo periodo storico in cui si respira nell'aria questa atmosfera di morte, di disprezzo per la vita, credo che questo film, Greg, contenga dei messaggi molto forti, messaggi di speranza, perché sono messaggi, sono così affidate a questi giovani ragazzi che fanno di tutto per salvare una vita umana, e credo che sia una bella forza espressiva. Noi non siamo entrati dentro il meccanismo processuale, non ci interessava se fosse colpevole o innocente Greg. E la frase chiave di questo film la pronuncia la professoressa quando dice che lo Stato deve essere migliore dell'individuo. Ogni anno la storia di Gregory Summers, che dopo uno scambio di lettere con alcuni studenti cascinesi chiese proprio di essere sepolto a Cascina, viene ricordata in occasione della Festa della Toscana. Mi sono ritrovata in questa storia per caso, prima come genitore, poi come vicepreside, e sono lieta, oltre che orgogliosa, di aver preso parte non avendo fatto però nulla, all'attuazione di questo mediometraggio. Un grandissimo compito, quello che è stato
ci è stato assegnato, no? Come scuola, come adulti, come educatori anche. Ha partecipato alla presentazione del film anche Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Ritorna oggi in questa occasione di attualità la pena di morte, ci sono tanti motivi per parlarne e Amnesty International è sempre molto contenta quando ci sono delle occasioni in cui soprattutto le scuole si attivano per i diritti e si attivano su un tema così complesso come quello della pena capitale.